Il Paradiso, trame dal 6 all'11/2, e Il Commendatore ai ferri corti. Il Paradiso delle Signore 7 va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming Rai Play. Le anticipazioni del Paradiso delle puntate dal 6 all'11 febbraio, raccontano che Elvira proporrà a Salvo di partecipare assieme ad una gara di ballo. Nel frattempo Tancredi acquisterà il quotidiano L'Eco della Sera. Ferdinando e Umberto. Intanto, decideranno di insediare la candidatura di Marcello come socio del circolo. Mentre Maria cercherà di convincere Francesco a coltivare la sua passione per la sartoria. Gloria, in ultimo, farà leva su Ezio convincendolo a non inimicarsi il commendatore. Infine, Adelaide istruirà Marcello per il periodo di prova come socio del circolo che lo attende. Marcello sarà titubante se accettare o meno di candidarsi come socio del circolo. Mentre Tancredi rileverà il giornale L'Eco della Sera e chiederà a Matilde di collaborare. Vittorio, al contempo, parrà perdere la creatività d'un tempo, nel frattempo Maria e Flora cercheranno di rimpiazzare l'assenza momentanea di Agnese con una nuova sarta. Umberto e Ferdinando non prenderanno affatto bene la candidatura di Barbieri come socio del circolo. Mentre quest'ultimo apprenderà che il suo destino in tal senso sarà legato alla scelta di Ludovica. Il commendatore, inoltre, reagirà malamente scoprendo che la sua capo operaia vorrebbe andare a lavorare nell'azienda di Ezio e Gloria. La giovane pugliese cercherà di convincere Francesco a coltivare la sua passione della sartoria iniziando a lavorare con lei nell'atelier. Il discorso di Marcello al circolo riceverà un fragoroso applauso? Così il ragazzo renderà edotto Salvo di aver ottenuto l'approvazione dei presenti. Vista la reazione di Umberto al desiderio della sua capo operaia di andare a lavorare per Ezio. Gloria convincerà Teresio a non inimicarsi il commendatore. Vittorio, invece, lascerà il suo ruolo da pubblicitario, nel frattempo Armando riuscirà a parlare col mentore sarto di Francesco. Se da un lato il voto positivo di Ludovica consentirà a Marcello di divenire socio del circolo. Dall'altro lato Umberto farà leva sul regolamento ed esigerà che il giovane sconti prima un periodo di prova. Colombo Senior proporrà un accordo al padre di Marta, mentre Flora intuirà che Umberto gli sta nascondendo qualcosa. Complice la vigilia di San Valentino, le Venere dialogheranno delle loro avventure sentimentali. Nel frattempo Adelaide istruirà Marcello su come comportarsi nel periodo di prova al circolo. La tensione tra la stilista e il fidanzato, infine, parrà non volersi placare. Și poate îți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel, de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei.